C'è chi, dalla chiusura della Bekaert con relativa avvertenza, si ritroverà senza lavoro. Non parliamo dei lavoratori diretti che, come si sa, usufruiranno della cassa integrazione per cessazione attività fino a dicembre 2019, ma di coloro che operano nell'indotto, vigilanti, donne delle pulizie e addetti alla mensa, dal 1 gennaio 2019 rimarranno senza un'occupazione. Ieri un consiglio comunale straordinario a Figline Incisa ha ascoltato le voci di chi è rimasto senza tutele nel caso Bekaert, appunto i 17 lavoratori dell'indotto, che hanno chiesto la cassa integrazione straordinaria al pari dei lavoratori diretti dell'azienda. I lavoratori dell'indotto Bekaert sono quella parte di lavoratori e parimenti importanti rispetto ai 318 di cui abbiamo sempre parlato, ma che in questo momento sono rimasti meno visibili. Per loro non ci sono soluzioni purtroppo attraverso la cassa integrazione, perché lavorano per quelle ditte che hanno concluso i loro contratti in questa annualità. Per loro la risposta che possiamo dare è soprattutto quella di chiedere tutele al governo, ma anche e soprattutto di chiedere investimenti sullo stabilimento ai fini della reindustrializzazione, cioè è attraverso nuovi investimenti e quindi nuove aziende che possono venirsi a insediare nel sito produttivo che si potranno riaccendere i contratti con le ditte esterne e quindi anche quelli di lavoro di questi dipendenti. L'unica possibilità dunque per non far perdere il lavoro a queste 17 persone sarebbe la reindustrializzazione, vera soluzione a tutti i mali, sia occupazionali che di identità cittadina. Mantenere lo stabilimento a Figline significa mantenere i 318 lavoratori e i posti di lavoro che abbiamo sempre raccontato, ma anche questo pezzetto, e sono 17 persone che chiedono aiuto. Il Consiglio ha infine approvato all'unanimità la mozione che chiede al Sindaco di promuovere la richiesta di cassa integrazione anche per i 17 lavoratori dell'indotto, al pari dei 318 della Bekaert.